Collocata nella Sala del Paradiso del Museo dell'Opera del Duomo, la monumentale porta sud del Battistero è l'ultima delle tre porte restaurate, ma la prima ad essere stata realizzata da Andrea Pisano, definito il maestro delle porte, tra il 1330 e il 1336 e commissionata dall'arte di Kalimala, oggi torna a risplendere con la sua originale doratura. Il risultato dal 79 a oggi non sono solo le tre porte, sono metodologie nuove di restauro, nuovi strumenti conoscitivi più avanzati, una grande quantità di nuove conoscenze che noi abbiamo su questi straordinari capolavori. Un restauro durato 3 anni su quella che si può considerare la porta più danneggiata dall'alluvione del 1966. Il restauro a cura dell'Opificio delle Pietre Dure ha impegnato un'equipe di 14 restauratori. Sono stati messi in campo vari sistemi di pulitura. Per quanto riguarda le parti strutturali, sono state realizzate delle puliture meccaniche, avvalendosi sempre dello stereomicroscopio, e poi questa pulitura criogenica che utilizza il ghiaccio e la pressione per ottenere delle puliture. La porta sud è dedicata a San Giovanni Battista, il patrono di Firenze, ed è composta da 28 formelle quadrilobate. Sull'anta di sinistra sono raffigurati gli episodi della vita del profeta e su quelle di destra il suo martirio. Le 8 formelle del registro inferiore sono ispirate alle virtù cardinali, il tutto intervallato da 48 testi di Leone. Le porte recano in alto la firma dell'artista Andrea, figlio di Nino, nell'anno del Signore 1330. 7 anni più tardi muore Giotto, suo maestro. Ai suoi affreschi di Santa Croce si ispirano le formelle della porta e quelle che realizzerà sul campanile. 3 porte del Battistero, fatte in un periodo che va da Giotto alla nascita di Leonardo da Vinci nel 1452, data della posa della porta del Paradiso di Lorenzo Ghiberti, l'intero Rinascimento su una sola parete, tutte e 3 le porte restaurate dallo stesso istituto, l'Opificio delle Pietre Dure, illuminate dalla stessa ditta, in teche fatte dalla stessa ditta. Il nostro museo diventa laboratorio in cui si studia la tecnica, la bellezza, la storia del Rinascimento. Le 3 porte affiancate oggi offrono un percorso museale unico, abbracciando 2 secoli di storia che raccontano non solo la bellezza estetica, ma che ci fanno capire profondamente come lo spirito umano abbia indagato così profondamente il pensiero religioso e cristiano.